Allora, come giustamente diceva la signora Carmen, questo dono, mi sentite? Sì. Sì. Questo dono arriva perché è in corso di pubblicazione, in corso di stampa proprio in questi giorni, un mio nuovo libro dal titolo appunto Acqua Buona Riminese. Questo libro è nato da un progetto di ben 2 anni fa. Perché i libri ci vuole il suo tempo a farli, non è che uno dice, ah, faccio un libro, ecco, domani è pronto. Nascono da progetti e poi piano piano ci si comincia a documentare, si va negli archivi, nelle biblioteche, si studia, si trova il materiale, si trovano le informazioni. E questo nasce appunto da un progetto che è stato già presentato appunto 2 anni fa come progetto editoriale ad un'iniziativa che si chiama Il Somarlungo. Conoscerete forse Il Somarlungo, sapete che cos'è, e praticamente questa iniziativa si svolge, viene presentata alle Grazie, quindi c'è questo percorso che si fa dal mare praticamente fino alle Grazie, c'è questo somarello con il suo carrettino. E poi tutte le persone che arrivano dietro con i loro mezzi, quelli che sono, fino appunto alle Grazie. E un paio di anni fa, e poi anche lo scorso anno, il presidente appunto di Romagnacque, insieme ad Antonio Cuccolo, che è il responsabile di Zenta de Borg, qui c'è il logo, hanno appunto presentato questo progetto. Perché? Perché Romagnacque ha anche l'intenzione di restaurare, diciamo così, la fontanina che si trova su a Covignano, proprio vicino alla Via Crucis, che è di loro proprietà. Preciso che da quella fontana esce acqua della diga, cioè di Re Dracoli. Non esce acqua sorgiva che nasce da lì oggi, forse un tempo c'era dell'altra acqua, ma oggi esce invece l'acqua dell'idracolo. E quindi in quell'occasione si è detto: ma facciamo anche un libro, un punto della situazione su quelle che erano le vecchie, le antiche sorgenti, e poi via via cercando di fare nuove ricerche e trovare nuovi documenti su quelle che sono le fontane fino ad arrivare ai lavatoi. Quindi praticamente oggi io vi presento in anteprima, perché è la prima volta che ne parlo, il risultato appunto di queste ricerche che poi viene stampato in questi giorni, e sicuramente poi ci sarà un'altra presentazione del libro. Adesso diciamo è un'anteprima sugli argomenti che sono trattati nel libro. Allora, quello che vedete dovrà essere, sempre che l'editore sia d'accordo, l'editore è Buxton's ed è un editore qui di Riminese, dovrebbe essere la copertina del libro, l'immagine della copertina. Immagino che la riconosciate. Perché? Perché questo è il bassorilievo che si trova all'interno del Tempio Malatestiano con l'immagine della città di Rimini. Perché? Potrebbe essere l'immagine, almeno è quella che io vorrei, poi dopo se l'editore dice non va bene, ne troviamo un'altra. Però questa immagine mi piacerebbe molto perché si vede proprio la piazza con la fontana. E mi diceva, mi ricordava prima la signora Patrizia, ecco, è vero, adesso mi ricordo, Patrizia, che Foschi, l'architetto Foschi, proprio nella lezione scorsa ha parlato della fontana. E quindi è questa la fontana, in qualche modo ne parlerò anch'io, ma ovviamente perché non possiamo prescindere, e dopo capirete perché ne devo parlare per forza anch'io, naturalmente in termini diversi rispetto a quelli che avete sentito dall'architetto Foschi. Eh sì, sono approfondimenti. Allora, intanto partiamo dalle sorgenti. Scusate, ma mi devo girare un po' lo schermo, se no non vedo. Allora, le sorgenti che io ho ritrovato, di cui ho ritrovato documenti, si trovano in gran parte sulla a Covignano, quindi sull'immediata collina. Qui ce ne sono segnate alcune. Questa non è una pianta che ho fatto io, l'ho recuperata da un libro, in particolare dal libro della Galvanina. È uscito un libro
qualche tempo fa, proprio dedicato alla galvanina, con questa bella pianta, e quindi era utile. Questa non la troverete nel libro perché appunto è di un altro libro, però l'ho messa qui perché serviva per farvi capire. Allora, galvanina ovviamente è segnata proprio perché il libro si occupava della galvanina, ma sono segnati altri punti che ci interessano, che interessano molto al nostro discorso, vale a dire Monte la Cava. Perché? Perché a Monte la Cava c'era una delle fonti principali, delle sorgenti principali d'acqua che alimentano la città romana di Ariminum. Questo argomento che io affronto non lo affronto per la prima volta. Il mio primo libro era proprio dedicato agli acquedotti della città romana. Si chiamava Aqua Riminensis, quindi l'acqua di Rimini, con il nome antico di Rimini, e prendeva in esame tutte le condutture, le fonti, le strutture degli acquedotti romani che alimentavano la città. Quindi questa era la fonte principale. Poi vedete che c'è indicata Villa Ruffi, c'è indicato Villa Ruffi, il luogo famoso, insomma, della famiglia Ruffi e poi risorgimentale, insomma, importante. San Fortunato, il Colle Paradiso, perché comunque queste sono le zone dove c'erano moltissime risorgive, moltissime fonti, di cui io ho tratto nel libro e di cui ho trovato vari documenti. La Chiesa del Crocifisso ci serve perché da lì c'è, diciamo, la via Covignano, e dal Monte la Cava, proprio il condotto principale romano, di epoca romana, finiva praticamente a Porta Montanara. Il condotto era un condotto di pietra che doveva portare tanta acqua, che poi dopo nella zona di Porta Montanara veniva la portata dell'acqua veniva ridotta e veniva poi quindi convogliata all'interno di tubature di piombo, perché i romani usavano dei tubi di piombo che servivano proprio poi per far giungere l'acqua nelle varie case, oppure nei vari monumenti. Quindi questo avveniva nella zona appunto di Porta Montanara. Di sicuro sotto a Porta Montanara c'era un tubo di piombo, quindi quello che al tempo dei romani si chiamava Castellum Acque, cioè proprio questo, come dire, questo riduttore di portata, doveva essere fuori da Porta Montanara. Non sappiamo dove, purtroppo, perché non si è trovata la struttura, ancora non si sa dov'era. Della galvanina naturalmente ne ho parlato. Nel libro di cui vi parlavo prima, il professor Giovanni Rimondini avanza l'ipotesi che la fontana, che probabilmente molti di voi hanno visto, perché la galvanina era un luogo di ritrovo, c'era di ballo, si mangiava, un ristorante, insomma, quindi probabilmente avrete visto forse questa fontanina. E recentemente appunto il professor Rimondini ha avanzato addirittura l'ipotesi che sia stata progettata dal Vasari, quindi che sarebbe anche, insomma, un'opera molto molto importante. Perché? Perché a San Fortunato c'è un quadro del Vasari e Rimondini è riuscito a come dire, mettere insieme alcuni documenti che potrebbero far appunto propendere per questa ipotesi. È un'ipotesi di lavoro che lui comunque ha presentato in questo libro. La galvanina, qui vedete uno dei manifesti praticamente della galvanina, che vedete che c'è un romano, un legionario romano. Ha sempre comunque nella sua pubblicità cercato di promuoversi come fonte romana, e in effetti è molto probabile che esista già dal tempo dei romani e che sia stata sfruttata già dal tempo dei romani. Perché?
perché proprio vicino a questa fontana hanno trovato dei resti di epoca romana, in particolare una vasca, una vaschetta ma molto piccola, con un beccuccio, quindi con un versatoio, che sembra potesse essere proprio la prima vasca che al tempo dei romani raccoglieva l'acqua. Ed è stata trovata soprattutto una testa marmorea di una o donna o divinità di epoca romana. Tutte queste cose attualmente sono in un piccolo museo che si trova proprio alla Galvanina, che non è visibile oggi al pubblico, ma che è ancora allestito e che tempo fa le scuole, per esempio, potevano vedere questi oggetti, che testimoniano appunto l'antichità di questo luogo. Vedete che poi anche proprio la forma, insomma, del manifesto vuole un po' ricondurre all'epoca romana, giustamente. E a maggior ragione uno dei primi manifesti, questo è il primo manifesto a colori che i vecchi proprietari della Galvanina, che non sono i Mini, perché voi probabilmente conoscerete, avrete sentito parlare della famiglia Mini, di Otello Mini, di Patrizia Mini, eccetera. Non erano loro, ma i primi proprietari si chiamavano Melandri. Melandri, Vittorio Melandri e Paolo Melandri erano una famiglia, diciamo, di artisti, perché Vittorio Melandri era un professore di disegno e è lui che ha disegnato proprio questo manifesto. E in questo manifesto si vede com'era la fonte, proprio quando loro erano proprietari di questa fonte. E vedete che anche qui cercano sempre di ricondurla alla romanità, perché era importante che si sottolineasse come questa fonte era antica. Altra fonte, sorgente fondamentale, non si trova sul Covignano, ma si trova invece al mare. Perché? Perché comunque proprio, non dico sulla riva del mare, perché comunque è un po' più arretrata, però c'erano tantissime polle sorgenti di acqua. Ma proprio molte, prima parlavamo con questo signore, di cui non conosco il nome, Francesco. Francesco, il signor Francesco, il quale proprio ci raccontava di aver visto la prima fonte, e anch'io gli dicevo, io l'ho vista solo nelle fotografie, però in effetti la prima fonte non era la prima fonte utilizzata negli anni 50, negli anni 40, negli anni credo anche 30, perché ho visto anche delle foto dei primi del secolo. Praticamente era per terra, cioè a livello del piano di Calpestio, dove c'era semplicemente un coppo, e poi dopo nel tempo l'hanno migliorata, ci hanno messo un vaso, ci hanno messo altre cose, ma in realtà era una polla molto ampia, e ce n'erano tante. In realtà i documenti che io ho trovato testimoniano che c'erano varie Sacramora 1, Sacramora 2, perché come diceva giustamente il signor Francesco, in quella zona ci sono tante fosse, tanti proprio fossati che portano l'acqua, ed è tutta acqua sorgiva con delle grosse polle. Quindi anche e si metteva giù uno spillo e sorgeva l'acqua. sorgeva Il l'acqua. problema era chiuderla. Dopo, perché sennò Perché faceva come il se chiudeva petrolio non era più e dove allora arrivava dappertutto, fare. come il Perché noi, petrolio. il pisello che avevo lì, Ecco. avevamo questo spillo, durante il periodo invernale, quando era molto freddo e pioveva molto, saltava il tappo. Ecco, e quindi poi dopo c'era. Questo negli anni 90. Ecco, appunto, quindi in epoca recentissima, quindi ancora tutt'oggi ci sono molti. Comunque la fonte lì a terra non era in quel punto lì, Ah ma no, era no, era spostata. spostata, è vero. Sì, infatti non è qui. Dopo, nel tempo, logicamente è stata fatta, ma questa è piuttosto recente, perché io l'ho vista quando è stata fatta di preciso, non ho trovato i documenti, però ci sono delle foto di Minghini che la mostrano negli anni 50 ed è stata fatta da Luzzi, si chiama, diciamo, l'artista che l'ha fatta. E
c'è la, in alto la scritta, e c'è San Giuliano. È rappresentato San Giuliano con i serpenti. Perché? Perché sacra mora sarebbe sacra dimora, quindi sarebbe il luogo nel quale il sarcofago di San Giuliano con all'interno il corpo del santo era approdato, portato dagli angeli. Quindi il miracolo, insomma, sarebbe appunto questo, e quello il luogo, sacra dimora, dove appunto era approdato questo sarcofago romano, che voi potete vedere a San Giuliano, sotto il quadro bellissimo che rappresenta appunto San Giuliano, che è un sarcofago romano. Quindi qui si vede rappresentato appunto San Giuliano, e poi il resto, devo dire che sarebbe il caso magari di restaurarla un po', perché è abbastanza conciata poco bene. Di fianco c'è proprio il basamento con l'iscrizione che ricorda appunto la sacra dimora, quindi l'arrivo del santo in questo punto. Ecco una delle foto che io ho trovato della sacra mora di cui parlavamo prima. Quindi questa qui è dei primi del Novecento, e qui si vede proprio il famoso coppo che diceva il signor Francesco. Quindi si vede sotto la polla, quindi proprio una grande pozzanghera, diciamo, ma profonda comunque, e le persone andavano a raccogliere l'acqua, capite bene, anche in maniera molto difficile, perché non è che ci fosse una fontana, quindi andavano a raccogliere l'acqua in questo modo, ma questo non poteva essere diversamente. L'architetto Foschi vi ha parlato appunto della fontana, dopo ci ritorno anch'io, però sapete bene che è la fontana appunto principale, e la fontana vi avrà detto che è alimentata dalla sorgente che si trova in via Dario Campana. Non so se avete mai notato che c'è questa strana edicoletta, questo strano casina rotonda, che non è altro che una copertura per una colonna molto profonda, colonna cava molto profonda, dalla quale risorge, cioè sale, l'acqua, che viene da una cisterna che si trova al di sotto, che ha la forma di una campana. Ma questa è romana, romana di Roma, del tempo dei Romani. E qui si vede il collegamento tra questo, che tecnicamente è una un pozzo artesiano, ma neanche, non è neanche un pozzo, è una condotta forzata in realtà, perché io ho l'acqua sotto e la forzo a salire, e da questa condotta forzata poi viene spinta all'interno di condutture più piccole in pietra, fino ad arrivare a quelle della fontana, progressivamente più piccole. Al tempo di Sigismondo, per intenderci, dei Malatesta, le condutture sono di terracotta. Prima erano sempre, al tempo dei Romani, erano sempre di piombo. Capite bene poi che il discorso del piombo è un discorso delicato. Una delle possibili cause della decadenza dell'impero dei Romani è stata proprio attribuita al piombo, perché capite bene che piombo lascia delle sostanze nell'acqua che poi progressivamente possono anche danneggiare comunque l'uomo. Quindi, di sicuro questa è una delle antiche sorgenti romane della città, soprattutto la più vicina, quindi quella che alimentava la zona della piazza, della piazza però tardo antica, non della piazza più antica che era il foro. Quindi il foro romano era alimentato da quella conduttura che veniva da Monte la Cava, scendeva, arrivava fino
alla Porta Montanara, poi con le tubature fino al Foro Romano, poi fino anche all'anfiteatro. Non per niente l'anfiteatro si è sempre detto, ah, ci facevano le naumachie, cioè le battaglie navali, perché? Perché sono stati trovati tutti questi condotti che portavano l'acqua. Questo non significa che ci facessero, che lo allagassero, ci mettessero dentro le navi, semplicemente significa che lì c'era il modo di procurarsi acqua, ma era fondamentale, perché ovviamente in un anfiteatro, siccome si facevano i giochi gladiatori, di sangue ce n'era tanto, quindi c'era bisogno anche di pulire ogni tanto, non è che potessero andare con le secchiate, i romani sapevano portarla l'acqua, quindi portavano tanta acqua in quel luogo perché era necessario. E all'anfiteatro c'erano anche delle fontane proprio, che abbellivano questo monumento. Quindi il fatto di arrivare l'acqua, di condurla fino a quel luogo, era possibile grazie a quella fonte. Qui invece arriva in piazza Cavour solamente in un'epoca posteriore, quando si sviluppa, diciamo, questo secondo foro, e siamo terzo secolo, quarto secolo, un pochino più tardi. Questa è una bella incisione di Bornaccini, che era l'incisione della copertina del mio libro, quello che vi dicevo prima, sulla costruzione dell'acquedotto. È chiaro che questo è nel 1818, Bornaccini, che è l'artista che comunque descrive nella storia di Rimini alcuni momenti fondamentali della storia di Rimini, si immagina che i romani stiano facendo le condutture, ma se lo immagina bene, perché ci mette proprio delle fistule, si chiamano così, cioè sono dei tubi appunto di piombo, quelli che dicevamo prima, anche protetti da delle volte, evidentemente magari li aveva anche visti per davvero, li avevano trovati e quindi lui li aveva visti, e fa vedere appunto i nostri legionari che stanno facendo l'acquedotto. Al tempo di Antonino Pio. E la cosa perché viene indicata così? Perché vicino ai condotti della fontana sono state trovate delle monete. Monete dell'epoca di Antonino Pio. Quindi Clementini, che è il nostro storico, e Bornaccini, che descrive proprio la storia di Rimini, di Clementini sostanzialmente, quindi la descrive con le sue incisioni, la illustra, fa vedere questo. Cioè fa vedere che Antonino Pio ha costruito l'acquedotto. Noi non lo sappiamo se è veramente stato Antonino Pio, perché queste monete possono essere state lì per mille ragioni. Magari le aveva perse uno che era andato lì a sistemare l'idraulico romano, che era andato lì a sistemare il condotto. Non lo possiamo dire con certezza. Però è rimasta sempre, e tutti riportano, se voi leggete la guida di Tonini, anche Tonini dice l'acquedotto di Rimini l'ha fatto Antonino Pio. Io vi posso dire che l'acquedotto l'hanno fatto i romani, poi non vi posso dire se l'ha fatto Antonino Pio, Giulio Cesare o chi altro. La nostra fontana, l'abbiamo già citata abbondantemente, questa è una fotografia del 2002, quando sono stati fatti i restauri. In quell'epoca si ricorreva, diciamo, come quest'anno, un momento importante, perché appunto vi avrà detto già l'architetto Foschi che quest'anno ricorre il 500enario dalla morte di Leonardo da Vinci, che è stato qui l'8 agosto 1502, e noi lo sappiamo per certo, perché lui nel suo codice, che si chiama Codice L, e il suo taccuino di viaggio, quando lui ha fatto questo viaggio in Romagna insieme a Cesare Borgia, ha preso nota di tutte le varie cose che vedeva, arriva vicino alla fontana e non dice quanto è bella la fontana, dice fassi un'armonia come vedesti alla fontana, eccetera eccetera. Cioè lui sente qualcosa, non dice è bella, perché non era bella per niente. Era una fontana abbastanza normale, ma aveva una caratteristica invece particolare, che c'era l'acqua che scaturiva da
due vasche e quindi con tutte le sue catenelle, con tutte le sue, sì, con tutte le sue, i suoi tubi e quindi fontanelle, sì, e lo scaturire dell'acqua chiaramente produceva un suono che evidentemente ha attirato l'attenzione di Leonardo da Vinci, che non è poco. Purtroppo appunto non era bella, perché la fontana che vediamo noi oggi è il risultato di tantissime, tantissime trasformazioni e tantissimi restauri. Quindi quella che ha visto lui era sicuramente molto più semplice, non c'era, non c'erano molti degli elementi decorativi che vediamo adesso, e non è nemmeno semplice dire che era fatto in un modo oppure era fatto in un altro, perché appunto è stata poi dopo nel tempo molto molto trasformata. Questa è l'iscrizione che ancora voi potete vedere se andate, magari non l'avete mai notata, adesso la potrete notare, dove dice appunto farsi un'armonia, quindi questa sua frase. Le colonnine che vedete, alcune sono medievali, quindi testimoniano che c'è sempre stata, chissà com'era al tempo dei Romani, ma sicuramente una fontana c'era anche al tempo dei Romani. Poi sicuramente nel Medioevo ce n'è stata un'altra dove c'erano queste colonnine fatte in questo modo. Poi successivamente ne hanno fatte altre diverse, ma soprattutto la cosa che a me ha incuriosito di più e per la quale ho trovato tutti i documenti, sono sempre cambiate le altezze dell'acqua. Perché se voi notate, poi non solo sono state spostate anche le varie tubature, le varie bocche dell'acqua. Perché se voi notate ci sono dei numeri, ci sono delle chiusure con dei blocchetti di marmo, con delle parti invece tonde, ci sono dei residui di altre cannelle più basse, ce ne sono più alte, insomma qui ne hanno fatte un po' di tutti i colori, e per quello che sono riuscita ho trovato i documenti per datare un po' tutte queste trasformazioni che ci fanno capire come comunque la fontana sia stata spesso spesso restaurata, ci abbiano messo spesso spesso le mani. La fontana che però è stata, e questa è la cosa più interessante, perché io vi ho parlato dei Romani e vi ho detto che i Romani avevano l'acqua corrente fino a casa. Cioè il padrone di casa del tempo dei Romani apriva il rubinetto, come facciamo noi. Perché i Romani l'acqua ce l'avevano corrente nelle domus. L'acqua corrente nelle domus dal tempo dei Romani non si è vista più a Rimini, praticamente ai primi del Novecento, 1910, perché a Rimini purtroppo usavano altri sistemi, soprattutto poi pozzi. La foto che faccio vedere qui è semplicemente per dirvi come ancora nel 1919, questa è ante 1919, non vi so dire quanto ante, ma il 1919 è la data certa, perché il fotografo è morto quell'anno, quindi si data con precisione, perché non avrebbe potuto farla dopo, è l'anno di morte del fotografo. Quindi nel 1919 la gente andava ancora alla fontana a prendere l'acqua, e ci sono gli orci per prendere l'acqua, perché non tutta Rimini, una buona parte sì, ma non tutta Rimini centro e non tutto Rimini mare, la marina, aveva l'acqua corrente. Capite che questa è una cosa, insomma, per una città non solo, ma per una città turistica come Rimini. Quindi se voi leggete i vari giornali balneari dell'epoca, troverete sempre che si lamentano del fatto che non c'è l'acqua corrente, e questo per appunto una città che fa del turismo la sua principale attività, è una cosa sulla quale riflettere. Questa è un'altra immagine, sempre della piazza Cavour, con la fontana, dove vedete proprio le donne che vanno a raccogliere l'acqua, dove ci sono appunto queste
questi orci piuttosto che queste varie secchi vari per andare a raccogliere l'acqua. Quindi queste sono foto che denunciano, non sono solo caratteristiche oppure, no, denunciano un problema che c'era. Vicino, come si diceva prima, sempre con la signora Patrizia, vicino, vi ha detto Foschi, che c'era un abbeveratoio per cavalli. Allora, adesso io qui non ho approfondito tanto perché poi ci sono insomma dei tempi tecnici, però c'era anche un fontanone che è precedente rispetto a questo abbeveratoio. E il fontanone era esattamente di fianco al teatro ed occupava quasi tutta la strada. Perché? Perché il fontanone viene fatto già, esisteva già nel 500, viene proprio decorato e risistemato nella metà del 500, ma lì ancora non c'era né l'edificio dei forni, quindi l'edificio della nonna, né ovviamente il teatro che arriverà molto dopo. Quindi quando si vedono determinate piante con un strano cerchio che occupa tutta quella strada, è perché poi ad un certo punto quel cerchio diventa un problema, cioè quella grossa fonte, quel grosso abbeveratoio per cavalli che precede questo diventa un problema perché sta in mezzo alla strada, quindi lo devono spostare. E creano un abbeveratoio per cavalli vicino alla fontana. Ma perché vicino alla fontana? Questo non era alimentato da acqua corrente, anche perché l'acqua corrente, come vi ho detto, non c'era. Quindi con gli orci lo riempivano di volta in volta dalla fontana e quindi doveva essere molto vicino, perché non è che potessero fare tutto il giro della piazza per portare l'acqua, quindi doveva essere attaccato alla fontana. Lo faccio vedere qui perché appunto adesso se andate alla Sangiovese, a Sant'Arcangelo e fate appunto la via della costa, lo trovate lì. E ho trovato i documenti di quando viene spostato. E viene spostato, guardo Paolo Semprini perché sono temi che lui conosce bene, viene spostato negli anni 50 e viene prima messo al lavatoio quella dove stanno scavando adesso, esatto, viene prima portato lì, poi da lì lo portano a Sant'Arcangelo e ho recuperato